niente facili. Uomini così poco allineati, li puoi chiamare i numeri di ieri. Mi sembra di averla già sentita questa canzone. La cosa è, non so se avete presente quando uno esce dall'aeroporto, che c'è, no, quella porta a vetri che si apre e tu stai per vedere quella persona, no, che erano mesi che volevi incontrare, proprio c'hai dentro quella voglia di abbracciarla. Ecco, voi siete quella persona che volevo abbracciare da 3 mesi, 4 mesi, da quando cazzo è iniziato sto cazzo di lockdown. Ho detto la stessa cosa con le 8:30, ma non ci credevo tanto. Con voi sono stato più sincero. La dico un pochino più prosaica, diciamo. Dicono che per un artista fare lo spettacolo è un po' fare l'amore. Per me questi mesi sono state panciate di belino duro, diciamola così. Però finalmente siamo qui, poi sono nella mia Genova. Io ho fatto lockdown fuori Genova, lo sapete? Perché non abito a Genova, abito... Sono tornato a Genova. Genova è la città più bella, guarda un po' che bella che è. Guardate, non guardate me che sono brutto come il peccato originale, guardate che bella ruota, chissà quanto spendono di elettricità lì. Come te bella Sena, come te bella, con tutti te carruggi e te i tigri giuppè. È bella Genova. Mi aspettavo che cantaste insieme a me, invece siete pubblico di Gabibbi anche. Non la sapete? Come te bella Sena. Ah, vedi. Punti sull'orgoglio, uscite fuori. Genova, città bellissima. Forse è una delle più belle città del mondo. Genova. I genovesi. Diciamo che non siamo proprio un popolo di positivoni, no? Che abbiamo fatto del bene all'umanità. Se pensiamo come abbiamo incominciato, i tempi delle crociate, diciamo, arrivano i genovesi, minchia. Noi andavamo lì per fare questi pellegrinaggi rinforzati. Gli è un po' scappata la mano, diciamo, no? Perché qualcuno gli ha detto bisogna aiutarli a casa loro. E loro hanno capito, bisogna ammazzarli a casa loro. E sono andati là e gli hanno aperto più gole che barattoli del pesto, vedi? Poi c'è stata l'epopea della Repubblica Marinara, Genova Repubblica Marinara, Genova superba, Petrarca ha detto Genova superba per gente e per mura, perché si vuole becciare una di Castelletto, lì hanno tirato fuori questa. E Genova era in tutto il mondo, di Genova. Bastava che una città vendesse 3 camicette di più che gli interravamo le navi nel porto, le mettevamo a ferro e fuoco, stupravamo le donne, si può dire stuprare, che termine è bruttissimo, non lo diciamo. Pigliavano la gente, le seviziavano, i pisani dopo la meloria li hanno lasciati morire di stenti e poi hanno seppellito in un campo qui, Campo Pisano l'hanno chiamato, anche con gran buon gusto, che è una piazzetta dove ci giocavano a pallone i bambini, no? Mi ricorda un po' quando io da bambino giocavo nel campo della Bolzanettese a San Quirico, c'era il campo sul Polcevera, in Sciagea, e vicino c'era la fabbrica del tonno. Beh, ci allenavamo in una puzza, lo chiamavamo il Santiago Merdabeu. Eravamo così. Beh, facevamo, pensa che i pirati avevano paura dei genovesi, pensa quanto eravamo belli, ben visti, addirittura ci vendevamo la nostra bandiera in modo che i pirati non attaccassero le navi. Vuol dire che eravamo delle teste di cazzo forte, ma quando ero bambino c'erano quelli del Giro del Vento, basta che uno avesse un amico del Giro del Vento e lì ti trovavi, ti cagavi addosso. Ma anche i personaggi illustri genovesi, la storia di Genova, di questi Cristoforo Colombo, che è uno che è diventato famoso per aver voluto portare talmente via le balle da Genova che è andato a cercare l'India dalla parte opposta. No, piuttosto vado in India di là, belli. Poi adesso stanno buttando giù tutte le statue perché sono state erette a uno che aveva più culo che anima, perché l'America l'ha scoperta per fortuna. Paganini, belli Paganini, un sembra incazzato, poi pom, soltanto si rompeva una corda, non le cambiava perché non c'erano i fratelli Gaggiera a quei tempi. Ci dava dentro. Paganini aveva dei cachet per l'epoca che in confronto a Fabio Fazio a Sanremo è niente.
Eppure, se uno aveva l'ardire di chiedergli un bis, poi gli faceva scoppiare delle merde che confronta Sgarbi, beh lì è testimonio della camomilla. Mazzini, ma avete mai visto le statue di Mazzini in giro che ci sono? Sono tutte incazzate, beh. Quella lì che c'è a Corveto non si avvicinano neanche i piccioni, perché c'hanno paura che gli tirano sput. Poi Mazzini aveva un'idea retrograda talmente della donna, talmente retrograda che di confronto Feltri, beh lì è una femminista con le Birkenstock. Ma siamo così i genovesi, ma anche i genovesi famosi, i musicisti, no? Prendiamo, beh lì De André era così conscio di essere uno che portava negatività nel mondo che quando l'hanno rapito a Tempio Pausania ha dato ragione ai rapitori. Detto, se volete mi taglio anche un orecchio, vedi? Tenco era piemontese, si è trasferito a Genova, pum. I New Trolls, i New Trolls hanno iniziato a litigarsi, dividersi, scindersi, la storia dei New Trolls, sempre Beger, sembrava un partito della sinistra, scissioni su scissioni, quella carezza della sera, i pattoni giorno e notte, altro che. I Mattia Bazzara hanno cambiato più cantanti che mutande, tutto così. Anche i comici, noi i comici dovremmo essere gente che porta l'allegria. Siamo anche invidiati. Genova è una città invidiata per quanti comici ci sono, ma siamo tutti incazzati neri. Per il Grillo, che c'ha sempre Ucria, con sta venga chi, ha inventato il vaffanculo day da quanto è conciliante con il mondo, Grillo. Bizzarri che sta sempre lì attento che nessuno ci scriva su Facebook, se uno scrive una cosa un po' storta, oh, lo massacra. Bizzarri c'ha il Bellino attaccato con lo sputo, è proprio... si incazza di niente. E poi Ornano se la prende con la moglie, Paci con i vecchi, io con i milanesi, c'è l'astrico là, l'astrico, Dante, tra, siamo tutti così. Genova è una città di gente che si sta sul cazzo, siamo quattro gatti, genuani contro doriani contro genuani contro genuani. In tutta Europa, le squadre vanno in Europa, in Champions League, e noi stiamo ancora a litigare su Gasperini. E siamo così, Genova, l'altra volta c'era al TG1, facevano lo speciale sul ponte Morandi, la retorica. Genova, città di poeti e naviganti. Io mi sono chiesto, ma cosa c'hanno in comune i poeti e i naviganti? Sono contamusse. I poeti sempre caro mi fu quest'ermo colle, che cazzo è? L'astrico com'era più? Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte è l'ultimo orizzonte. Vabbè, magari era Scarpino mentre giravano i gabbiani sopra. Ti infiocchettano la realtà i poeti, no? E i naviganti, guardi che raccontano delle busse, ho visto un luasso per i 2,5 metri. Solito in posto c'erano le donne con 4 tette. Popolazioni col bellino al posto del naso, bellino proprio... E Genova è una città così di contamusse e di mitomani, la casa di Colombo sarà una mussa quella. C'è gente che paga per andare alla casa di Colombo, che è una casa che del 700 che hanno costruito uguale a una casa del 500 dove abitava una donna che ogni tanto ci passava di Colombo e diceva: sai che ho visto delle donne con 4 tette, gente, per darci due radiciate, no? E questa. E poi siamo una città di mitomani, abbiamo inventato tutto noi, siamo tutto noi la merda niente, vedi. E la prima banca è genovese, il Banco di San Giorgio. Beh lì che culo. Beh lì che primato. Vai in banca che c'è il conto in rosso, non sai come cazzo pagare il mutuo. Dice: però l'abbiamo inventato noi questo. Beh lì. Bravi. Il lotto. Tutte le cose che ci pigliano dei soldi, beh, le abbiamo inventate a Genova. I blue jeans, blu di Genova. Questi cowboy, te li vedi? Che erano lì, che facevano il duello con questi blue jeans. Che hanno inventato a Genova, erano lì che facevano il duello. Vedi che bei blue jeans che hai, dove li hai comprati? In via Gramsci, mercatino Shanghai. Oh, bellino. Ma ce l'hanno anche da uomo o solo da bulicio? S'abbassava come di Kempo. Il pallone, noi a Genova abbiamo portato in Italia il calcio, il pallone l'abbiamo portato noi genovesi, il Genoa ha portato in Italia, primi a portare il pallone, ecco, no, non fate l'applauso, perché noi abbiamo portato il pallone, vincevamo gli scudetti perché abbiamo portato il pallone, ma non abbiamo portato gli avversari, non è questa piccola... Questi sono i sandoriani che hanno applaudito adesso, prima c'erano i genuani che sono, abbiamo portato, e adesso poi ci sono i doriani che applaudivano così adesso.